Ciao ragazze, questa qua. Sono in ritardo, devo andare alla chiesa. E mi devo. Ah, c'ho pure il caldo, bello, esagero. Farò vedere a voi come faccio la preparazione di pelle per far durare di più il trucco. E praticamente pure per. Sai quando fai un trucco che non si sa bene la pelle, quindi quando io. O quando tu hai un fondotinta che non mi sta bene, che non mi rimane bello nel viso, io faccio così che lui dà un effetto migliore. Prima ho lavato il viso, ho lavato bene con questo. Vabbè, ho pulito il viso tutto e poi ho lavato con quello lì, ho tolto tutto il resto di trucco se c'era, ma in me non c'era. E adesso cosa faccio? È qua. Io vado a passare il tonico. C'è il cotone piccolino qua, che quell'altro è finito. Poi devo sistemare il bagno qua, che è un casino. Le mie cose qua nel bagno, non c'ho neanche posto da mettere. Io vengo e faccio così. Sai una cosa che ho dimenticato? Un pezzettino di carta per asciugare più velocemente le cose. E no, una vita. Una vita, ragazzi. E guarda che io ho lavato il viso, io ho tolto il trucco, ma anche sempre rimane un po' di trucco, un po' di sporco quando tu hai fatto il trucco un giorno prima. Qua sotto il collo, non so se riuscite a vedere meglio così. Devo fare così. Sono in ritardo, quindi faccio tutto veloce veloce, più veloce possibile. Vai. Non so cosa c'è qua che bagna. Ok. Adesso io vengo, sto usando questa acqua termale qua. Con l'acqua termale. Messo troppo, esagerato, esagerato, metto un po' nel collo perché collo c'è bisogno. Andiamo a seccare un po'. In realtà, ragazzi, dovete lasciare seccare bene. Per questo vi ho detto che dovevo aver preso qualcosa. Però non mi vado a usare. Non lo so. Quindi, sempre. Non mettere mai le cose una sopra l'altra senza lasciare che secchi. Ah, prendo questo. Perché ce l'ho questo qua? Perché ho perso la mia spatola e la coda per mescolare il trucco. Quindi prima di comprare un'altra, non so neanche, volevo comprare in Italia, ma non so dove li vendi lì. Ho cercato il cinese, non ho trovato. Sto usando questo qua per adesso. Ecco, è già secco. E dopo questo io uso il serum e io sto usando questo qua della Estée Lauder e praticamente ragazzi questo qua è per il mio tipo di pelle, quindi io vado a mettere qua perché così riesco a sapere la quantità. Guarda, è solo questo qua e farò vedere a voi migliore ancora. Voi siete come me, io sempre quando ho freddo faccio casini. Rompo le cose, faccio tutto. Questa quantità va per tutto il viso e io, come ho la pelle grassa, non metto la mano nel viso perché sennò poi guarda, poi è un problema. E rimane tutto il mio viso, rimane, come si può dire, rimane Dio santo, la parola non mi viene. Il grasso, no? Perché riscaldo il viso. Quindi rimani grasso. Ok, solo questo pochettino qua. Faccio solo un pochettino. Io non sono con lo specchio. Io preferisco quando lo vado a mettere, sai che metto un altro goccino. Perché. Ma poco, perché in quello lì avevo messo troppo poco.
In realtà è una esbrusata data bene, no? Intera, tu vai fino alla fine, e lì io avevo dato solo mezzo, quindi solo mezzo non è bastato per tutta questa parte qua, per il naso. E adesso vado qua sotto, e questo qua, ah! Mi sto picchiando! Questo qua si secca veloce, sono già 5 minuti, 5 minuti! Adesso anche solo un pochettino. Questo qua è la forma giusta di seguire, no? Perché il serum già aiuta gli idratanti a farsi meglio ancora. Come si dice? Gli idratanti funzionano meglio quando tu metti il serum sotto. Non riesco neanche a pensare, sono in ritardo. Guarda la quantità di idratanti. Vengo. Queste pennelline duo fiber sono buone per fare questo. Metto qua sotto gli occhi, vabbè. Ok. Bocca. Chiamo un po' qua il resto. Pulito tutto. Vedi che non abbiamo bisogno di un sacco di 300 kg di prodotti. Questo qua è abbastanza per tutto il viso. Posso qua? Il resto lì e adesso mi secco, secca, 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 secca. Io potete vedere, ho i capelli bagnati, ma non mi vado a seccare i capelli. No, qua in Brasile scegli con i capelli bagnati non vuol dire niente. Se i capelli scegli di casa non vuol dire cose brutte. Mi hanno detto che in Italia vuol dire. Vuol dire una cosina brutta, no? Qua in Brasile no. Adesso il protettore solare. Ecco, solo un pochettino. Ah, c'è qualcosa che mi picchia. Prendo solo un specchio perché la protezione a volte se tu non lo metti guardando rimane una parte bianca. Vedi? Il buono di questo qua è perché lui metti bene e pratica, prende una quantità giusta e non esagera, sai? Non c'è niente esagerato qua nel viso. E questo qua, se tu non li fai prima, praticamente il fondotinta che andava tutto dentro dai pori va a essere solo per sopra la pelle, capito? Perché dentro dai pori già ci sono le cose, vitamine, tutto e la protezione. Le cose, quindi il trucco davvero non ti va a rovinare tanto perché non ti va a entrare dentro la pelle, perché la parte dentro la pelle già ci sono le cose, le cosine. Caldo, caldo. Cosa che passa più, qua è già quasi secco. Fare così solo per fare una pulire, tempo che io mescolo. Io vado a mescolare due fondotinte e non va via, non va via. Vado a mescolare due fondotinta perché sono dei fondotinta che sono dei colori sbagliato e io non li voglio buttare. Questi giorni facendo prova ho visto che queste due vanno bene insieme. Dov'è la carta? Come non ho il coso, quindi io guarda che tanto questo qua dei CD e di questa carta che ho pulito con l'auco. Adesso vengo a mescolare. Per arrivare più o meno al mio colore. Non so se nella camera sarà il mio colore. Dal vivo lui arriva al mio colore. Questo qua è un po' più giallo. Dal vivo arriva. Lì del resto non lo so tanto.
Adesso a me non mi piace mettere il trucco con altre cose. Io sempre uso questo qua, questo pennellino qua che ho comprato nella Kiko. I pennelli della Kiko sono meravigliosi, di questo tipo, sai, Cerda Pulida che si chiama in portoghese. Però per mettere nel viso io vado ad usare quest'altro che è pure della Kiko, era di un kit piccolino. E ne vado prima a mettere qua dove deve essere messo. E che, oppa, nel centro qua del viso io sempre mi metto qua. E adesso, perché se io faccio questo con questo qua rimane troppo pieno di trucco e poi non riesco a pulire. Io vengo con questo qua. Così. Facendo i movimenti sempre di dentro per fuori. E sto solo perché con questo pennello è veloce, non è più veloce che con quella spugnetta. Quella spugnetta non mi piace tanto, sai. Dipendendo del coso, nel senso, togli il trucco, sai. Io faccio così perché è la forma, ognuno lo fa come vuoi, no? È la forma che per me funziona di più. Ecco, la forma che per me funziona di più e non rimane quel trucco esagerato che non mi piace, sai, non mi piace. E avere, sai, lo faccio così per lasciare più naturale possibile. Io lo uso solo per uniformizzare il colore della pelle. E poi se c'è un brufolino, una cosa del genere, lo sistemo con la cosa, no? Ecco. Andiamo a mettere io qua sotto gli occhi. Io li metto i correttori, però oggi non c'ho tempo e neanche vado alla chiesa, non c'è problema di stare con un po' di occhiali. Ebbene ragazze, in realtà non dovevo neanche far vedere a voi coso, era solo la preparazione prima. Come io mi preparo la pelle per mettere il fondotinta. Guarda, questo fondotinta qua, questi due, rimangono sempre brutti nel viso. Da quando ho risolto di fare, che è quello che dobbiamo sempre fare, no? Lui, praticamente, loro due rimangono più belli nel viso. E io adesso vado a finalizzare il trucco veloce, velocemente. E, beh, magari metto nella foto la fine di tutto, no? Come ho fatto il resto, nella foto principale del video. Grazie per vedere questo video. Un bacino, ciao ciao!